Tra Granata Fanisi e Amaranto Livornesi, oggi in bianco, nel grigio di una serata da tregenda è spuntato il curioso giallo di un rigore, costato, oltre che la partita, anche il rosso del cartellino per il toscano Rizzo. Detto di questo arcobaleno finale, in netto contrasto con l'assoluto grigiore del tempo e della partita, va subito aggiunto che il Fano, pur con una prestazione decisamente modesta, ha meritato il successo non fosse altro per un maggior numero di occasioni da rete e per l'assurda tattica rinunciataria del Livorno, che nel secondo tempo ha giocato soltanto per lo 0-0. Il giallo vale la pena raccontarlo subito, rovesciando l'ordine cronologico. A 3 minuti dalla fine, Manari batte una punizione laggiù nel quasi buio. La palla sembra destinata in rete, ma c'è la deviazione con una mano di Falsettini. Rigore sacrosanto, Manari batte e la palla dà la sensazione di uscire dallo specchio della porta. Momenti di incertezza, discussioni e dibattiti in campo, poi la verità viene a galla. Il pallone ha sfondato la rete. Gol e successo meritato, soprattutto nel primo tempo, al cospetto di un Livorno che si era visto annullare al 14° questa rete di Mucciarelli per un discutibile fuorigioco di posizione di Perrotta. I toscani, squadra robusta, atleticamente e tecnicamente molto dotata, hanno però abbandonato troppo presto l'iniziativa, offrendo al Fano nel giro di 3 minuti, sempre nel primo tempo, 3 o 4 palle gol. Poi l'incolore ripresa con il decisivo episodio finale.